Siamo a Custoza, in località Valle Mulini, una bella giornata di sole primaverile. Siamo nel parco antistante il ristorante Antico Ristoro, dove tra poco incontreremo la chef Lorella, la quale ci presenterà un piatto. La chef Lorella del ristorante Antico Ristoro ci presenta oggi il filetto di maiale. Allora vediamo come procedere. Spiegaci un po'. Certo, abbiamo un filetto di maiale, è circa 400-500 grammi, è sufficiente per 4 persone. Tagliamo il filetto a piccoli medaglioni. Anche questo va prima pulito, diciamo, tolto sì, la parte bianca. Normalmente comunque si trova già pulito. Sì, ho capito. Potete prenderlo dal macellaio e farvelo Pulire già. pulire. Benissimo. Quindi facciamo dei piccoli medaglioni Sì. che andiamo ad infarinare con una farina di riso. Quindi a questo punto possiamo cominciare a cuocerli in padella. E come si cuociono in padella? Con olio, con burro? Mettiamo un po' di burro Si fa e sciogliere, ovviamente. facciamo sciogliere, certo, poi mettiamo la carne e quando abbiamo rosolato parte parte Del vino andiamo a bianco. flambare con il vino bianco. Sempre Custoza. In questo momento usiamo il Custoza, sì, per flambare. Benissimo. Procediamo e poi vediamo il risultato. Abbiamo sciolto il burro, adesso come Abbiamo sciolto il procedi? burro e cominciamo a cuocere il medaglione di filetto di maiale. Tempo di cottura più o meno. 10 minuti e tutto il piatto è finito, quindi un bel Veloce, piatto, bel piatto, veloce veloce, e piacevole. piacevole, esatto. E quindi ci Carne, la vediamo. carne è molto morbida, tenera, Adatta a tutti i palati. adatta a tutti, anche adesso che c'è poco tempo si fa un bel piatto utilizzando delle belle materie, però insomma in poco tempo Certo. sono. Allora ci vediamo tra una decina di minuti. Aggiungiamo i funghi in Aggiungiamo cottura, i funghi. quasi a fine cottura, togliamo L'aglio. l'aglio. E infiattiamo. Fuoco basso, medio. Per il filetto andiamo subito alto, poi abbassiamo per portarlo in cottura e alla fine alziamo ancora quando aggiungiamo i funghi. Ho capito, quasi pronto. Bene, procediamo con l'impiantamento allora. Bellissimo piatto, molto profumato, che ti fa venire voglia di assaggiarlo. È E un quindi è piatto. pronto per essere portato in tavola. Abbinato a quale vino questa volta? Questa volta l'abbinamento è con un Corvina, sempre un vino nostro, del nostro territorio, e l'azienda qua è Monte del Montevecchia. E sempre essa adesso ci spiega il perché di questo vino. Sacco. La sommelier Elsa Menegoli poi vi parlerà del vino, Certo, del vino, dell'abbinamento. dell'abbinamento. Grazie intanto Lorella e Buon alla prossima appetito! volta. Buon appetito. La Corvina in purezza di Azienda Agricola Monte del Fra contrasta la grassezza e la succulenza di questo filetto di maiale, creando grande equilibrio. Fine acidità e delicata alcolicità di questo vino permettono una perfetta detersione del palato. L'intensità aromatica del vitigno Corvina, autoctono veronese, si accorda con la complessità e le note aromatiche dei porcini di questa preparazione.